Amici, ben ritrovati per una nuova avventura con Sergio e papà. Sergio, che è successo oggi? Ci sono i cavalloni pazzeschi. Guardate dove abbiamo parcheggiato i nostri mezzi speciali, amici. Abbiamo parcheggiato sulla scogliera. Sulla scogliera. Guardateli qua, che belli. Sta arrivando, attenzione alle onde, attenzione alle onde. Spostali, spostali. Alleggiamo. Sposti i mezzi. Sergio, sposti i mezzi, ragazzi. Ma chi è che li ha parcheggiati sopra la scogliera? Ma che stanno facendo? Tu li hai parcheggiati là e vanno spostati prima che arrivino le onde birichine. Ragazzi, ma qua è qualcosa di spettacolare. È qualcosa di spettacolare, di incredibile proprio. No. Attenzione! Sergio, attenzione, spostali! Metti in moto! No! Madonna! Li dobbiamo scendere! Li dobbiamo spostare! No, però non possono nemmeno scendere! Perché sono bloccati? Veramente? Si è rotto il freno! Si sono rotti i freni! No, vabbè, incredibile, vabbè. Come facciamo adesso? Non lo so, secondo me l'unica soluzione è prendere la mano. Chiamare il carro attrezzi. Oppure prendere la mano. Vai, ragazzi, è necessario... No. Ah, pure le onde, può darsi che le onde se li spingono, le onde birichine li spingono e li fanno scendere. Sicuramente. Vediamo, aspettiamo allora, aspettiamo l'onda. Secondo me sta arrivando, guardate. Guardate. Ecco. Sta arrivando. Eccola, olè, è arrivata l'onda. Prendilo. Sì, vieni. Carica. No, vabbè. Lo rimettiamo? Hai fatto male? Sì. Ecco qui, li abbiamo riposizionati. Vediamo che succede con i cavalloni. Occhio, Sergio, attenzione. Sono tutto bagnato. Ah sì, tu stai completamente bagnato. Io anche, sì. Ecco qua le onde. Arrivano. Hai visto? Ragazzi, tra poco arriva l'onda, non vi preoccupate, tra poco arriva e se li porta tutti quanti giù. Arriva l'onda. No, non è andata ancora. Eccola qui. No, non va. Ho fatto fedecchia. Dai, pronto. Eccola, questa è forte. Occhio, Sergio. No. Eccola qui, è arrivata l'onda. Capovolti. Ragazzi, per la seconda volta i nostri mezzi speciali sono caduti da sopra la montagna perché ci sono le onde del mare. Il mare oggi è in tempesta. Cioè, la bandiera del Lido è rossa. La bandiera del Lido è rossa, quindi che significa quando la bandiera è rossa? Significa che non si può fare il bagno, ma si può giocare con le onde. Vabbè, Sergio, che vogliamo fare? Vogliamo salutare i nostri amici? Vai. Diamo appuntamento alla prossima avventura? Ok? Sì, se vi è piaciuto il video, no, ancora. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, pollice in su. Vediamo appuntamento alla prossima avventura con Sergio e con papà. Ciao a tutti.